Quello che abbiamo fatto in questa ricerca è sostanzialmente sfruttare dei dati da cellulare, quindi una forma di dato GPS, per andare a capire come durante il primo anno della pandemia il comportamento è cambiato a seguito sia di quelle che sono state le restrizioni imposte dai vari governi, sia anche di quello che è un po' stato il cambiamento naturale a fronte di una paura appunto di essere contagiati e di avere conseguenze più o meno gravi a seguito della malattia. Quello che in generale abbiamo visto è che il comportamento umano in questo anno si è molto semplificato, è stato impattato in maniera importante, soprattutto durante il marzo del 2020, quando il virus è arrivato negli Stati Uniti. E questo è successo in tutti gli stati, indipendentemente da quanto fossero colpiti e dal tipo di restrizioni che ci fossero in gioco. Ma man mano che l'epidemia si è sviluppata, quello che abbiamo anche notato è che c'è stato un progressivo affaticamento delle persone, o perlomeno quello che può essere descritto come un affaticamento o un abituarsi al rischio dell'epidemia. I risultati sono stati recentemente pubblicati sulla rivista Scientific Reports, in un lavoro congiunto di io, Lorenzo Lucchini, Marco De Nadai, Simone Centelle, Bruno Lepri, Riccardo Gallotti della Fondazione Bruno Kessler, Luca Pappalardo del CNR a Pisa e Filippo Privitera della Cubic Inc. Foundation, che con sede a New York, in qualità di fornitore dei dati di telefonia. Interessante ovviamente sarà espandere la ricerca su un periodo di tempo più lungo, anche a fronte di trovare una sintesi e un modo di conciliare l'imposizione di restrizioni alla popolazione e la capacità della popolazione di rispondere e mantenere un determinato comportamento.